Mio babbo, insieme ai suoi amici, tutti nativi di Quarrata, che è una frazione di Pistoia, che c'è l'arte della biancheria, sono venuti qua subito dopo guerra, nel 55-54, a vendere sulla spiaggia. Partivano tutti con la Vespa, con la Lambretta, con le tovaglie in mezzo alle gambe, facevano un muraglione perché chiaramente l'autostrada non c'era neanche ancora. E quasi come una scampagnata venivano giù a fare la stagione. Stagione che mio padre dice iniziava dal 1° di luglio e finiva il 20 di agosto, quindi in questi 64 anni di attività, 66 credo, di negozio, 53 anni che siamo fermi qui a Miramare su quest'angolo. Le licenze di vendita in spiaggia a quel tempo, e credo che siano ancora, la normativa era solo la merce che potevi portare in mano e non ti potevi fermare, era itinerante la licenza. Quindi ecco la bandinella, la famosa bandinella, che sarebbe un lenzuolo di dove venivano legati quattro capi con la merce dentro portata in spalla. E questa bandinella era quella che tenevano in mezzo alle gambe con la Vespa quando dovevano fare tutta la strada con il muraglione compreso, con tutte le curve.